Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo episodio di Prey per cercare di capire un attimino di che morte bisogna morire oggi. Per cui, senza ulteriori... Là c'è un sacco di roba, io ci devo arrivare. Allora, non ho ben chiaro come farò, purtroppo sto registrando prima che voi abbiate visto l'episodio precedente, per cui non avrò potuto, cioè non potrò sfruttare i vostri consigli, ma spero di cavarmela uguale. Porca miseria, bell'inizio! Che era? Fai la botta terribile di corrente. Ma che cosa starebbe accadendo? C'è niente di cui mi devo preoccupare. Vabbè. Pare di no. Allora, qui non c'è niente. Una chiave inglese che si può. Ma. Attenzione, ondata di plasma imminente. Ah, arriva la botta di nuovo? Attenzione, cercare riparo. Ondata di Bene! plasma tra 5, 4, 3, 2, Ma io non voglio 1. morire! Porca mia, che botta! Vabbè, fatto sta che tocca sbrigarsi, da quanto mi pare di capire. C'è un sacco di bella roba. Progetto assemblaggio kit di riparazione tuta, ci piace. Langley! Ehi, che succede? È morto! Cosa? Chi è morto? Anders! Ho provato a chiamare la sicurezza, ma... Vi serve una squadra medica? Ti ho detto che è morto, Langley! D'accordo. Laurel, fai un bel respiro. Dimmi cosa è successo. Ok, sto bene. Scusa, Anders è entrato nella camera magnetica per testare una delle bobine difettose. Non so cosa sia successo di preciso, ma è partito un impulso. Credo l'abbia carbonizzato dentro la tuta. Oddio. Mi dispiace tanto, Lore. Puoi salire al giardino botanico? No, la chiave l'aveva Anders. Ok, ho capito. Ascolta, resta lì. Non entrare in quella camera. Vado a cercare il capo e Lazar. Mandiamo subito una squadra di sicurezza. Immagino che Anders sia questo qua che sta gravitando pessime, pessime situazioni. Vabbè, io devo capire. Aspettiamo la scarica. No, agiamo subito. Attenzione, ondata di plasma imminente. No, sta risuccedendo. Posso fa niente. Medikit. Attenzione, cercare Kit riparo. Ondata balistico. di plasma tra 5, 4, 3, 2, Vabbè, mi metto 1. qua, Io c'ho il terrore che mi uccida malissimo sta cosa che sta. Che ansia mi mette. Che è terribile. Ma io non c'avevo Hacking 2 una volta. Infatti. Ho sbagliato lato. Porca X. Vai, non ce la farò mai. No! Ce la posso fa'. Sì! Mamma mia. Allora. No, non voglio chiudere, voglio prendere. Ok. Detto ciò. Io ho hacking. No, 3 mi manca. Avercelo. Attenzione, Vabbè, ondata di leggiamo plasma strumenti. Mappa imminente. dell'area. Scarica la mappa. Bene. Attenzione, cercare riparo. Ondata di plasma tra 5, 4, 3, 2, Temo che la maggior 1. parte dei... Mamma mia. Bene. Non ti trovo benissimo. Ma qua ogni scarica che arriva è sempre peggio della precedente, però. Stelle nascenti. Vabbè, stelle nascenti. Poi, Starbender, libro 2, il nemico del mio nemico. Mentre lo scorticatore Mordrax si accasciava per terra di fronte a lei, Mercy si sgranchì le dita. Le facevano male dopo tutto quello strangolare.
Trevor girò l'angolo dietro di lei con la pistola laser ancora fumante, le grida del Mordrax alle sue calcagna. Mercy grugnì: non capisco, Trevor, perché mi hai aiutato a evadere da questa prigione? Ho cercato di farti fuori tipo 7 volte. Trevor replicò tra gli spari: perché sei l'unica persona che sia mai andata vicino a uccidermi. Un altro sparo. E quindi sei l'unica in cui posso contare. Su cui posso contare per aiutarmi a rubare il prisma Starbender da sotto il naso del principe Argon. Mercy fece un ghigno, le sue dita stavano già meglio. Vabbè, ci manca tutto il pregresso di sta storia. Mandava di leggerla stavolta, non so neanche io perché. Allora, prima che arrivi un'altra scarica bruttissima e ci frigga, attenzione, ondata di plasma imminente. No. No. Attenzione, cercare riparo. Ondata di plasma tra 5, 4, 3, 2, 1. Penso sia andata bene. Perché non l'ho studiati? Cretino, erano lì fermi. Vabbè. Poco importa. E qua non c'è nulla. Qui mi sa che non ci entro, c'ho questo vago sospetto. Niente, io senza Hacking 3, ma io non ci avrei qualcosa per fare Hacking 3, no. Manco per niente. Ho tanta roba, ma non le neuromod necessarie. Però, allora, intanto facciamoci un potenziamento, quantità di munizioni e armaiolo 1, cannone glu, velocità di ricarica, ma no, ma non ci frega niente a noi. Qua potenziamento, niente, se non mi faccio armaiolo 1 sono inutile, totalmente inutile. Attenzione, ondata di plasma imminente. Che noia. Via, 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 via. Cercare riparo. Ondata di plasma tra 5, 4, 3, 2, 1. Poi scusate, io stavo pensando, ma non ci dovrebbe essere tipo un passaggio segreto da qualche parte, no? Manco per niente. Allora sì. Io devo capire dove devo andare. Perché speravo che si potesse passare, ma a quanto pare no. Siamo di nuovo qua. Che gioia. Sto passando. Siamo sempre al solito. Io devo arrivare al giardino botanico, ma non so come arrivarci. No. Nessuna chiave corrispondente. Dove diavolo la prendo la chiave? Porca miseria. L'unica è qua, ragazzi. Ci deve essere qualcosa da queste parti. Cioè, non ha senso che io non possa passare, no? È troppo folle per essere vera sta cosa. L'unica è sotto. No, sotto c'ero stato l'ultima volta, nell'ultimo video. Io non ho la più pallida idea di dove devo andare. Un momento di così violenta impasse. Ispezione, l'integrità della sua tuta è nella norma. È folle che io non abbia accesso al giardino botanico. Ma non m'ero accorto. No, scusate.
Là è da dove vengo io prima, no? Là c'è l'operatore. No, Raymond Re... Mamma mia, come si è ridotto male, figlio mio. E niente, non vedo grandi... Mi tocca provare a entrare là. A parte che, scusate, ma sarò cretino. Io non ho guardato il computer. Me ne sono reso conto adesso. Prima che arrivi alla scarica, fermi un attimo. Il bracciale tracciante di Josh Dalton dice che si trova nel Guts. Tu l'hai visto? Sean, sono 3 giorni che Josh Dalton si presenta alla sua postazione per colpa della sua assenza e del comportamento poco collaborativo di Lane. Siamo indietro con il progetto Black Box. Preferirei anche coinvolgere Thorstein. Se hai informazioni, fammi sapere. Metti in copia Tom delle risorse umane. Una password. Ondata di plasma. Niente. Tra 5. Ma allontano un attimo, 4, 3, 2, 1. Mi prenderò la scarica. Attenzione, portata di frequenza degli impulsi plasmatici della magnetosfera sono aumentate oltre i livelli di guardia. Stiamo indagando sulle possibili cause per trovare la soluzione. Alla sala attuale riscontriamo interferenze con le apparecchiature elettroniche circostanti con la stabilità della schermatura della stazione. Tutto il personale deve ritenere il gas in stato di emergenza fino a nuovo ordine. Bene. Equipaggio. Vabbè, allora vediamo un attimino se gli obiettivi ci illuminano. Allora, serve una chiave magnetica per aprire le porte del condotto di carico. Anders Klein della sala comando magnetosfera, via accesso. Anders Klein ha la chiave magnetica per il condotto di manutenzione. Il suo cadavere è nella stanza della magnetosfera. Il plasma è imminente. Qual è? Attenzione, te pare che era lui, Anders. Riparo. Ondata di plasma tra 5, 4. 3, 2, 1. Lo sapevo che era Anders quello. Ne ero certo. Ci avrei scommesso qualsiasi cifra. Vabbè, tocca forza e coraggio. Subito dopo la scarica mi butto dentro. Aspettiamo la scarica. Sperando di avere il tempo. Dovrei contare i secondi, ma non l'ho fatto. Dardo flex. Forza, forza con sta scarica, su. Riparo. Ondata di plasma tra 5, 4, 3, 2, 1. Ah, è partita? Vado. Vado. Ma mi prende tantissimo, no? Ok. Via tutto. Via. Via. Ok. Preso. Vittoria. Allora, ho ottenuto un chip. Che cosa fa? Propulsione, no. Aumenta la velocità di movimento e di mira mentre usi il cannone glu o il raggio Q. No. Aumenta la velocità del sistema di propulsione Artax. Bene. C'ho tutto installato, ok. Attenzione, ondata di plasma imminente. Che? Ma perché? Ma perché? Attenzione, cercare riparo. Ondata di plasma tra 5, 4, 3, 2, 1. Un attimo, intanto c'è persa la scarica, Ma è ancora vivo? Maledetto. Quando si farà vedere.
Ma che cazzarola? Attenzione. Oh, ma che hai deciso? Attenzione. Sto schifoso. Ondata di plasma. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Possiamo chiudere, ecco. Arrivederci. Io esco da questo incubo. Mamma mia. Allora, a me serve prima di tutto l'operatore tecnico. Operatore, mi aggiusti la tuta? Ispezione, la sua tuta ha delle lacerazioni. La riparazione completata. Operatore in movimento. Vado, vado, vado. Fatemi entrare. Ho girato dalla parte sbagliata. Olè. Sì, qua c'è il tessitore. Sicuro a palla. Allora, salvataggio rapido. Che succede? Ma che... Non permettere che ti facciano questo. È in stato di shock. Cos'era quel flash? Che cosa implica quel flash? Allora. L'intero ecosistema Typhon sembra basato sulla creazione di questa sostanza. I primi ricercatori l'hanno chiamata corallo. Bellissimo, ma non sappiamo quale sia il suo scopo. Non era mai uscito dal cilindro di contenimento. Fino a ora. Allora, noi abbiamo l'arboreum a sinistra, cargo bay e shuttle bay a destra. Dobbiamo andare di qua. Mi piacerebbe andare a esplorare, ma... C'è qualcosa di cui devo preoccuparmi? Te pare? Aia, aia! M'ha visto! Non so che poteri abbia, ma mi fa paurissima. Allora. Ecco. Tessitore. Io dovrei mirare al coso, al barile. Lo prendo? Ci provo. No. Vengono da me, vero? Allora, cerchiamo di attirarli tutti verso... Tutti verso il tessitore, presto! Alcune volte riesco ad attirarli, altre no. Oh, su. Ah, ho finito di artiflexi. Bene. Fa piacere. Allora.
Dai, dai. Andate appresso a fare, andate, andate. Allora, il tessitore, come lo elimino? Attacca? E se sì, in che modo? Porca miseria! Allora. Farà malissimo, vero? Fucile a pompa è il tuo momento. Rendici fieri. Porca miseria. Dov'hai? Scappa, il bastardo, scappa. Ma vieni qui, ma io non ti lascerò mai vivo nella mia vita. Vieni, vieni. No. Preso. Mamma mia, mi è costato tipo 500 colpi, ma l'importante era il risultato. Giustamente. Allora, plasma e organo. Vabbè. Ah, roba radioattiva. Via, via. Tutti al giardino botanico. Ma porca. Così. Assistenza. Operatore in movimento. Ispezione. L'integrità della sua tuta è compromessa. Faccio la Grazie. ripari. Riparazione completata. Gentilissimo. Ingegnere capo Iliucin. La centrale elettrica è compromessa. Ripeto, la centrale elettrica è compromessa. Era ora, Sam. Capo, non sono un tecnico. Faccio quello che posso. Mica, qui è il capo sicurezza Elazar. Riesci a sentirmi? Sara, sì, ti sento. Ho provato a collegarmi alle comunicazioni. La mia squadra è nell'hangar di carico, ma ci sono anche quelle cose. Hanno invaso tutta la stazione. Controlla tutto quello che hai intorno. Colpiscilo con una chiave inglese. Ma prima controlla la chiave inglese. Sam ha ragione. Questi esseri. Colpisci qualsiasi oggetto a portata e vedi se ti si rivolta contro. Raggiungi una zona sicura e una volta lì, chiamami sul transcribe. Ti mando un contatto sicuro, d'accordo? Ricevuto. Ho lasciato il mio transcribe nella stazione di monitoraggio del raffreddamento. Mi sto dirigendo lì, in modo da chiudermi dentro. Stai bene? Mi manca solo il fiato. Sara, sai dirmi cos'è successo? Mica, mettiti al sicuro e poi chiama. Tutta questa cosa è scattata perché? Rilevata gravità normale. Oh, basta galleggiare, vi supplico, non ce la faccio più. Perché ci sono scarti di anguille ovunque? Vita alla trusta, profilo dipendente. Vabbè, la newsletter non la reggo manco qua, eh. Birra. Che altro c'è? Granata, pezzi di ricambio. Cadavere, esca. Torta al limone. Niente. Nulla di rilevante qua? Ci sarebbe un passaggio, forse no.
vabbè, tocca entrare, su. Giardino botanico, vado. Io ho il terrore di vedere cosa ci sarà qui dentro. Comunque sia, adesso io farò quello che c'è da fare qui. Poi vorrei, al primo portellone che troviamo, prendere il portellone e sfruttarlo per tornare alla zona iniziale e ribatterla tutta da capo per perseguire obiettivi secondari, cercare un po' di materiali, potenziarci, prendere Neuromod se ne troviamo, insomma. Avrei bisogno di un attimino di pausa, cosa che non sto riuscendo ad ottenere perché sono sempre portato da una parte all'altra e le cose continuano a farsi sempre più complicate invece di semplificarsi. Tra l'altro adesso ci mancava il coso, il tessitore. Che... tutto è stato tranne che un incontro piacevole e garbato. Per cui... che poi tra l'altro non capisco... cioè lui ha come capacità quella di terrorizzare Morgan. Credo che l'icona fosse quella. E dopo averlo terrorizzato gli spara i cistoidi. Che insomma infliggono danni da radiazione e da impatto. Anzi da esplosione, ma... non è ben chiaro che altre strategie abbia a disposizione. Ho veramente paura di scoprirlo. Comunque vada. Allora. Dovremmo esserci dopo un interminabile caricamento. Ci date la grazia? Grazie. Sei arrivato. Ben fatto. L'ingresso dell'archivio è oltre il giardino botanico. Quassù c'è anche l'ufficio di tuo fratello. Giove nel suo palazzo nei cieli. È così che lo definivi alle sue spalle. Di conseguenza tu saresti... chi? Nettuno? Plutone? Bene, allora... pistola stordente. Che cos'è? A che serve? La pistola stordente è in grado di far perdere i sensi ai bersagli umani. I Typhoon sono più resistenti, ma possono essere storditi temporaneamente. Anche i robot possono essere disabilitati per breve tempo ed eventualmente distrutti dalla pistola. Tiene premuto RT per caricare il colpo e rilascia per sparare. Usa R per ricaricare. Vabbè, sì, usa R, usa X per ricaricare. Bene, transcribe. Ufficiale già, qui è il capo Lazar. Qui già, capo. Come posso aiutarla? Devi recarti in archivio. E dire al capo Shaw di riattivare il bracciale di Grant Lockwood. Le risorse umane l'hanno disattivato per la fine visita, ma sui registri non risulta la sua partenza con lo shuttle. Voglio sapere dov'è e scortarlo dove necessario. D'accordo, capo. Bene. Un'altra cosa, poi? Qualche altro impiccio? Allora... dipendente contrariato per il momento può anche restare tale. Allora. Ragazzi, io continuo a spostare gente e a vedere se nasconde qualcosa, ma non ne ho ancora trovato mezzo che lo faccia. Comunque buttiamo, ma cavolo, avevamo finito proprio, dunque possiamo mettere la pistola, la chiave inglese e... che altro? Niente, non mi sembra di poter mettere altro e... vabbè. Allora a questo punto io direi che kit balistico lo mettiamo. Sta pistola stordente ha energia portata, colpi efficacia di ricarica. Vabbè, io non so ancora se la vorrò usare, ma nel mentre direi portata. Mi sembra la cosa più importante adesso. Poi abbiamo 4 Neuromod, ma adesso vedremo di farne altre. Allora. Dunque. Vabbè, partiamo con la... bene, poi...
Proiettili. E qua. Ok. Poi. Cartuccio e fucile a pompa. Sciallissima per adesso. Neuromod, se ne può fare un'altra, why not? Kit medici, quanti ne abbiamo? Due. Ne potremmo fare un altro? Però ci uscirebbe un'altra Neuromod, volendo. Ma sì, ma che ce frega! E poi... kit medico. Non se ne hanno mai abbastanza di questi. Dardiflex, io uno me lo farei. Cioè, nel senso, come abbiamo visto, possono essere molto utili. Bene, non abbiamo più nient'altro. Arrivati a questo punto, dunque, noi abbiamo batterie, biscotti. Vabbè, prima di tutto discorso Neuromod. Allora, noi abbiamo onda cinetica, infligge fino a 50 danni e respinge qualsiasi cosa dentro 5 metri, potrebbe essere utile. Poi questa è bloccata. Questa imitazione potrebbe essere utile. Telepatia. Contra... vabbè, ma queste sono tutte bloccate. Questa onda cinetica potrebbe essere utile. Vabbè, intanto mi avete detto di aumentare l'efficacia dei medikit. Me l'avete detto un po' in tutte le salse. Che è una cosa che servirebbe. E lo possiamo fare qua. Ne servono tre. Poi aumenta la tua riserva PSI a 150. Vabbè, non ci serve granché. Questa sollevamento 2. Otteniamo qualcosa per altro. Sono veramente... io sarei tendente a fare questa, perché comunque ci darebbe un po' di margine in più per non usare troppo le armi. 50%, il 50% danni bonus. E facciamoci armaiolo, va. O forse no. Sentite, facciamo sollevamento 2, dai. Voglio puntare sulle strade alternative. E per il resto niente. Mi sembra che siamo messi abbastanza bene. Raggio Q. Ok. Dunque, io adesso devo scegliere più che altro le cose da mettere. Devo provare sto raggio stordente. Che cos'era? Morgan, tutto bene? Quel Typhoon. Non c'è alcun dato nella ricerca. Bene, non l'ho neanche visto. Forza apertura sollevamento 3. Ma è fantastico, sarebbe. Vabbè. Non capisco sta... ah, beh, incoraggiante. Venga giù, venga giù. Di vederla. C'è mai qualcosa di nascosto? Manco per niente. Vabbè. Tocca improvvisare. Già che sei lassù, cerca di capire perché l'ascensore è bloccato. Sarebbe più rapido e sicuro che attraversare di nuovo il Guts. Infatti. Sono assolutamente d'accordo. Allora, questo posto non mi piace. Mettiamola così. Per niente.
proprio per niente. Hacking 1, ce l'ho. Dunque. Niente, sono un cretino, vabbè. Benissimo. Scarica, grazie. Me la sono proprio meritata questa. Oh, ma che davvero? Dai. Oh. Si muove. Questo kit medico si muove. Una volta me freghi, due no. Sacco di fertilizzante, anche no. Appunto. Julian, sono passato da te ma non c'eri. Ho controllato i dati. Le tue piante non creano alcun rischio per la salute. Prosegui pure i test nel giardino botanico. Firmato Hans. Il nostro caro Hans. Allora, c'è altro di cui preoccuparsi? No. Bene. C'è l'altro da prendere? Sì. E in cima? No, ok. Benissimo. Allora, quanto è grossa sta zona? E quanta roba ho da fare? Capsula abitativa, andiamo alla capsula abitativa, se no. Quindi di qua. Vabbè. La tua voce è così familiare. Chi sei? Ken Sabre? Pronto? Mi lascerai andare? Prometti che mi lascerai. Ma chi c'è dentro? Se ti trovo moriremo entrambi. C'è qualcosa che non quadra. Allora. Che cos'è? Ehi! Ehi, qua giù! Apri questa porta! Ti prego! Oh, porca miseria! Non c'ho la password! Abbiamo chiuso le porte della serra, ma questo sa volare. Non ci metterà molto a capire che il tetto è scoperto. 5 minuti fa ne ha provato a raggiungere la serra, ma è stata presa. Continua a urlare, ci grida di non andare lì. Se uccidiamo l'essere volante che l'ha infettata, forse potremo salvarla. Se leggete questa nota, aiutateci. Uccidetelo perché non saremo più noi. Firmato Rani. E mi sa che non apro, eh. Bene. Scansione completata. Richiesti ulteriori campioni. Sotto controllo telepatico. Ma che ansia. Ma qual è il problema? Vabbè. No. No. Scansione completata. Telepate. Richiesti ulteriori campioni. Facci vedere. Dici cosa sei. Creatura, nome comune, telepate. Nome scientifico Typhoon Psychocratis. Il telepate è tra i Typhoon più pericolosi, capace di controllare la mente degli organismi più psicologicamente malleabili e perfino delle persone. È quasi impossibile contenerlo per ulteriori studi. Attenzione, in seguito all'incidente, vabbè, la creazione e il contenimento di esemplari di classe telepate non sono più permessi. Tutto il personale che ha cede a psicotronica deve dotarsi di psicoscopio oltre all'equipaggiamento di sicurezza standard. Dati, scansioni, punti deboli, esplosivi, fuoco, null wave, immunità a contraccolpo, poteri scansionabili, shock speed, vabbè. Ok. Vattene, vattene via, via, via! No! Non ti avvicinare! Ma sono tre dentro. Capirai.
Allora, io posso uccidere loro o posso uccidere lui per liberare loro, che è quello che vorrei fare, sinceramente. Però devo capire come entrare. Parlavano di un buco sul tetto, ma io non... Te l'avevo detto. Non mi pare di poter volare così tanto, né di avere mai modo di farlo in futuro. Dalle skill che si sono viste. Che cos'era? Ah. Oddio, che cosa mi... Sì, però se dicono così, ci deve essere un modo. Il cannone! Ma che cretino, c'ho il cannone! Mi faccio una scala, allora. Oh, è una superficie piana, cannone! Niente, il cannone fa l'infame. Allora, mi serve un altro lato. Fatico veramente a capire. La tua voce è così familiare. Non t'azzardà a cascare adesso, eh. Genio! Genio! No! Sempre la cosa la fantozzi devo fare io. Ma perché? Ma perché? Ma dannazione! Pistola! Non gli faccio niente, bene. Fucile a pompa! Granata. Trasmettere un wave! La mia testa. Porca miseria, maledetta. Che cosa gli ho lanciato? Ma non... Ah. È scappato? Sì, vabbè, ma dovreste essere lì. Vabbè, è stata gestita non male ma malissimo questa cosa. Adesso la gestiremo un po' meglio, sperando non mi faccia ripartire da chissà dove, perché voglio già morire al pensiero. Porca miseria, oh. Sempre il solito approccio stealth alla fantozzi. Ehi, qua giù. No, apri questa porta. Vabbè, che tanto. Allora, siccome l'approccio diretto non è che funzioni alla grandissima, riusciamo a non cadere? Grazie. Io direi di aprire la porta e di usare le bombole. Aprite. Io voglio che il telepate esca. Esci da qua, se hai il coraggio. Fatti vedere da qui. Anzi, salvo, così sono certo di poter riprendere da qua la prossima volta. Se dovessi morire, cosa che accadrà a brevissimo. Io vorrei entrare e aprire anche un'altra porta. Non me guardà. Non me guardà. Ma io con lo stordimento potrei liberarlo dal controllo mentale? No, non era quello l'intento. Mi dispiace. Vabbè. Porca... sì, boom. Poi... Le bombe. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Perché? E poi... Mi faccio pochissimo. Niente. Lui con mezza onda d'urto mi sfascia. Mi sfascia. Una cosa improponibile. Niente. Ciao, farò mai. Morirò qui.